ETRA si prepara ad avviare una nuova operazione per regolare la tariffa rifiuti alle utenze non domestiche. Il principio cardine su cui si basa la nuova articolazione è pagare in base al servizio ottenuto. Allora, intanto l'obiettivo è quello di arrivare a far pagare le aziende, perché parliamo di tariffazione che riguarda le aziende produttive del nostro territorio, in base a quello che producono. Quindi non più il criterio dei metri quadri come pagavano fino adesso, ma in base a quello che producono. C'è ancora una percentuale di metri quadri, ma non incidente. L'obiettivo è andare verso la tariffazione omogenea di queste attività, parliamo di utenze non domestiche. E quindi questo era un obiettivo che il bacino si era posto e insieme col bacino stiamo tentando di raggiungerlo. Approvata a fine 2023 dall'Assemblea di Bacino, la nuova articolazione tariffaria omogenea delle utenze non domestiche è modulata secondo i principi di equità e pensata per superare la frammentata articolazione tariffaria ereditata dalle gestioni comunali. Ciascuna azienda dunque pagherà in base al servizio ottenuto e le tariffe saranno introdotte attraverso un percorso partecipato. È un percorso graduale che faremo gradualmente con le aziende ed è un percorso anche partecipato, nel senso che coinvolgeremo i vari rappresentanti, dagli artigiani a Confindustria e quant'altri, in maniera tale che venga condiviso questo percorso. L'obiettivo, vi dicevo, è quello di arrivare a dare un servizio anche alle utenze non domestiche, che sia un servizio che porta a quegli obiettivi che la regione si è data: l'84% di riciclabile e sotto gli 80 kg di raccolta, diciamo così, indifferenziata come produzione pro capita. Con il nuovo anno le ditte non pagheranno più in base alla superficie della propria attività, ma sulla base di tre parametri con tariffe differenziate. Sentiamo quali saranno i benefici. È un'altra importante innovazione nel settore rifiuti, naturalmente, e che conclude un po' quello che è la gestione integrata dei rifiuti a livello di bacino Brenta. Anche per le utenze non domestiche, quindi per tutte le attività produttive, andiamo a regolare con una tariffazione unica il servizio. Nei prossimi mesi le aziende avranno la possibilità di decidere se affidarsi al gestore, perché ci sarà la possibilità anche di gestirlo in maniera privata. Le convenienze saranno innumerevoli, innanzitutto quello di raggiungere il risultato verso il 2030, che è quello di raggiungere la differenziata all'84%, ma anche avere un sistema che potrà appoggiarsi su una tariffazione fissa, ma anche una parte variabile non solo in base alla superficie dell'attività, ma agli effettivi bisogni di queste aziende. Quindi sicuramente un tassello finale che conclude quella che è la gestione integrata dei rifiuti in maniera completa e naturalmente a tutela del nostro ambiente, che sappiamo essere fondamentale e importante. Tra il 1° e il 29 febbraio 2024 compresi, ETRA manderà alle aziende una specifica comunicazione. Sarà richiesto alle aziende di confermare o meno il servizio e, se lo ritengono necessario, di rimodulare la dotazione dei contenitori in base ai propri bisogni. Sentiamo alcuni dettagli. I passaggi principali sono accedere al sito di ETRA e da lì c'è una pagina dedicata che spiega il perché, il quando e il come fare. Le aziende saranno comunque informate attraverso una PEC dedicata e quindi avranno, diciamo, in maniera personalizzata tutte le informazioni che servono. La cosa importante è che viene aperta una finestra temporale per accedere a una piattaforma dal 1° al 29 febbraio, e accedendo a questa piattaforma si possono confermare o modificare i dati. Poi ci sono dei canali di informazione che sono appunto il sito, un numero verde dedicato, una mail dedicata e le associazioni di categoria, che sono state informate e formate per assistere i loro associati.